Negli ultimi 2 o 3 anni ho fatto alcuni cantieri di ricerca narrativa con migranti di tutte le età e di tutti i 2 i sessi. Abbiamo fatto 3 anni fa un cantiere di circa 60 lavoratrici e lavoratori che stanno a Milano, metà in regola con i permessi di soggiorno e metà senza documenti, che vivono e lavorano però nelle stesse aziende. Cioè, abbiamo ascoltato le storie, che loro, la loro esperienza, attraverso un metodo di, diciamo, di raccolta delle fonti di conoscenza che sono le persone che vivono le loro esperienze. Insieme poi abbiamo ragionato, siamo passati, come dire, da un pensiero narrativo a un pensiero riflessivo sulle narrazioni e abbiamo costruito uno sguardo su cos'era il lavoro migrante, come funzionava all'interno di questo paese. È venuto fuori un libro che si intitola I dannati del lavoro, un omaggio a Frantz Fanon, evidentemente ai dannati della terra, che oggi sono però, diciamo, ribaltati in Occidente, nei paesi europei, e quindi abbiamo fatto anche questo omaggio. E finito quel lavoro l'abbiamo portato in giro insieme e ci siamo resi conto però che un particolare processo ci era completamente sfuggito, non nel senso che non l'avessimo intercettato, visto o incontrato, ma chissà perché, parlando di lavoro, erano rimasti fuori, no? I bimbi, i minori, i minorenni. A Milano, in una città come Milano, tenete presente che ci sono all'incirca, abbiamo incontrato nell'ultimo anno all'incirca 1000 ragazzi minori, minorenni, che vivono sulla strada, fuori da tutte le istituzioni e che non vivono con gli adulti. Di qui allora è nata l'idea di costruire con loro un altro cantiere narrativo e abbiamo fatto questo secondo lavoro che si intitola Respinti sulla strada, che è un lavoro fatto tutto con ragazzi e ragazze di paesi di mezzo mondo che vivono sulla strada a Milano e che raccontano non solo il lavoro ma anche le loro strategie di sopravvivenza, l'impatto con le istituzioni italiane. Questo è stato il mio lavoro degli ultimi 2 o 3 anni. Facendo questo lavoro, però, sempre più maturava in me una riflessione, una domanda che è diventata a un certo punto un'esigenza per me, quindi questo libro, che è di chiarirmi, di capire di che cavolo si parlasse quando si parlava di razzismo. Che cos'era questa parola, questo insieme di pratiche, di fantasie, di slogan, di parole, no? Che cos'erano, a che cosa in realtà rimandavano, che cosa c'era nella mia esperienza, nella mia vita, nella mia storia, ma anche nella storia più generale dentro la quale poi io ero cresciuto, che non mi era chiaro, rimaneva torbido intorno a questa nozione, parola chiave, diciamo, che è razzismo. Di qui è nato un lavoro che piano piano ho fatto, come dire, nei ritagli, che non è tanto il frutto di un cantiere di questo tipo, che è un po' il mio lavoro, diciamo un lavoro socioanalitico, ma che ho voluto comunque poi misurare sempre in un'idea di cantiere, costruendo in 2 o 3 città italiane, nel Bresciano, Adro, proprio nelle zone dove diventate molto famose nella cronaca recente, con un centro sociale, poi a Genova, che è una città di porta, una città di transito, e poi a Milano, ho fatto anche lì dei cantieri, ma di tipo diverso, cioè ho raccolto un po' da persone soprattutto italiane, prevalentemente italiane, diciamo così, la risposta che davano a questa sollecitazione. Cosa ti dice, cos'è per te il razzismo, cosa stai vivendo quando mi parli di razzismo, di che cavolo stai parlando esattamente? E qui è venuto abbastanza bene in chiaro che questa parola rimandava a un'infinità di
irrisolti, irrimossi, che toccavano tantissimi territori su quali occorreva in qualche modo, diciamo, riflettere e ragionare.